Pensate che fare il pane in casa è troppo difficile? Provate questa ricetta, è veramente a prova di principiante, è troppo facile ed è buonissimo. Questa ricetta si fa solo con un cucchiaio e una ciotola, facciamola insieme. Versiamo il lievito in una boule oppure una ciotola, aggiungiamo l'acqua. Solo una parte, poi andiamo a sciogliere il lievito, aggiungiamo l'acqua restante, mescoliamo, uniamo l'olio e mescoliamo ancora, uniamo tutta la farina insieme ed il sale, mescoliamo con il cucchiaio fino a ottenere un composto appiccicoso. E adesso circa 8 ore a temperatura ambiente oppure un'ora a temperatura ambiente, poi lasciamo maturare 20 ore in frigorifero, così da mantenere la temperatura costante. Togliamo dal frigo un'ora a temperatura ambiente, poi farina sulla carta forno, versiamo l'impasto sul tavolo, poi allarghiamo e iniziamo a formare le pieghe. Una, allarghiamo leggermente, seconda piega, allarghiamo ancora un pochino e realizziamo la terza piega. Sovrapponiamo i lembi e andiamo a pressare bene. Giriamo l'impasto, cerchiamo di dare una forma più o meno tonda e mettiamo dentro una casseruola. Realizziamo dei tagli sopra con un coltello affilato. Questo pane si può cuocere anche dentro una pentola in ghisa col coperchio. Io non l'avevo, quindi ho utilizzato direttamente una teglia da forno di nonna. Farina, togliamo la carta in eccesso così non si brucia in cottura e poi andiamo a far lievitare per un'altra ora in forno spento con la luce accesa. E dopo essere passata un'ora, eccolo qui pronto per la cottura. Forno caldo, ghiaccio alla base e cuociamo per 10 minuti a 220 gradi. Poi togliamo il ghiaccio e altri 25-30 minuti a 200 gradi. Eccolo qui, è pronto per essere mangiato. Io non resisto, lo taglio subito. Caldissimo, lo so, non si taglia da caldo, ma guardate che meraviglia. E provatelo caldo con un filo d'olio, è veramente spettacolare, fragante, morbido, croccante. E provatelo che è speciale e alla prossima ricetta!